più vicina ai propri associati per aiutarli ogni giorno a superare le difficoltà di fare impresa. Confartigianato Lecco ha aperto una nuova sede a Entrobbio. Si amplia così l'offerta di servizi in Valsassina dell'associazione, che in provincia di Lecco conta circa 4.000 iscritti. Noi abbiamo voluto rafforzare la presenza in Valsassina, infatti abbiamo aperto questa nuova sede con 5 persone, 5 addetti, e quindi la volontà di essere ancora più presenti sul territorio come in altri territori della provincia di Lecco. Partendo dal sottoscritto e dal segretario, che fanno tutti i mesi un tour nelle nostre imprese, nei nostri associati, ma abbiamo voluto dare l'input ai nostri dipendenti già da qualche tempo di essere vicini all'artigiano e quindi andare nelle aziende dell'artigiano e capire esattamente come funziona un'azienda artigiana. La scelta è proprio quella di rafforzare la presenza di Confartigianato nella Valsassina, zona storicamente di tradizioni artigiane, una presenza che vuole rappresentare ancora di più la vicinanza con questo territorio, che rappresenta un pezzo importante dell'economia lecchese. Quindi una scelta e anche un investimento che noi pensiamo possa dare i suoi frutti proprio per le imprese di questo territorio. Noi abbiamo strutturato questa sede mettendo a disposizione tutti i servizi, perché le imprese che si avvarranno di questa sede potranno avere la possibilità di utilizzare tutti i servizi dell'associazione, dalla contabilità al fiscale, dall'energia alla formazione, insomma una presenza a 360 gradi per le imprese del territorio. Presenti alla cerimonia il sindaco di Entrobbio Adriano Airoldi e il presidente della comunità montana della Valsassina Fabio Canepari. È un ulteriore prestigio per Entrobbio, perché torna, diciamo, a quello che era il passato. Piano piano sta riconquistando le posizioni che aveva una volta, perché Entrobbio 100 anni fa, diciamo, era sede della pretura, era un posto importante per il commercio, per tutte le varie attività. Quindi vediamo che dall'artigianato, dai negozi che comunque non chiudono, dalle tutte le varie attività che piano piano, nonostante la crisi, stanno rifiorendo, si stanno riformando, vedo che anche questo è un ulteriore passo avanti, diciamo, ecco, nel centro Valsassina, cioè per riconfermare Entrobbio come paese centrale della Valsassina. È senz'altro una buona notizia la possibilità che i nostri artigiani e le nostre attività possano avere, aprendo questo ufficio, di poter avere un supporto sul burocratico per risolvere le situazioni burocratiche che affliggono le nostre aziende, che probabilmente, io non sono un artigiano, ma penso che sia la parte peggiore del loro lavoro. Tra passato e futuro l'artigianato è ben radicato in valle. 13 anni ho fatto un armadio a un'antina sola, con i macchinari vecchi, con la punta a fare le cave, la lindera così. E poi sono sempre andato avanti. Ho lavorato sotto Gioponti, perché ho fatto il Pirellone, nei fratelli Vietti a Cantù, e lì ho fatto una bella esperienza. Purtroppo ieri mi hanno dato l'ultima pugnalata, perché mio figlio, che ha 60 anni, è andato in pensione, non può più andare avanti, ma ha portato lì l'azienda. Io sono Erminia Pomi, l'azienda è Vimetal SRL con sede in Pasturo, facciamo lavorazioni meccaniche conto terzi. Per il Confartigianato siamo un'azienda storica, perché siamo tesserati con loro da quasi 40 anni, forse anche più. Per noi è un servizio importante, ci tengono le buste paga, servizi vari di consulenza, facciamo riferimento per le pratiche sia comunali che non comunali. È sempre un punto importante a cui appellarsi per qualsiasi sia problematica che consulenza e anche scambio di informazioni, di idee. In questo ufficio, come in tutte le altre delegazioni, verranno svolti i servizi di contabilità, quindi in generale fiscale, quindi tutti i servizi legati alle pratiche burocratiche delle ditte artigiane. Poi verrà svolto i servizi della sindacale, qui la tenuta delle paghe e tutti gli adempimenti collegati, quindi 770, 730 e varie dichiarazioni.
e poi in più verrà fornita consulenza per le iniziatività, le modifiche della società, le chiusure. E infine ci sarò io, che sono responsabile dell'ufficio energia, in quanto Confartigianato, tramite una società consortile che si chiama Cempi, segue le utenze di energia elettrica e gas delle aziende e da ormai 4-5 anni anche delle utenze domestiche. I nostri associati possono affidarsi appunto alla nostra associazione e chiedere quello di cui hanno bisogno. Noi abbiamo sempre risposto appunto ai fabbisogni degli artigiani, dei nostri imprenditori. Crediamo di fare tanti servizi. Io scherzosamente dico facciamo servizi a 370 gradi, quindi 10 gradi in più del giro totale, perché ci permette, questo contatto con le imprese ci permette di dare veramente tutti i servizi di cui loro hanno bisogno.